Allora, attenzione, attenzione, vedete, questa qua è la porta d'ingresso. Voi vi chiederete, ma di sera, da solo, in una casa, in un quartiere popolare, ci sarà da essere sicuri? Eh sì, perché io ho un antifurto speciale. Signore e signori, ho l'onore di presentarvi Semola, il gatto da guardia. Colui che sconvolge gli equilibri naturali. Esiste di solito il cane da guardia, il mastino da guardia, e invece lui fa il gatto da guardia. E non è neanche il mio gatto, e attenzione, me l'hanno portato qua perché sono tutti quanti via per le vacanze, allora qualcuno gli dovrà anche dare da mangiare, no? E lui, vedete come ricompensa, lui non ci crederete, ma sta sempre qui. Sì, qualche volta se ne sta sul letto a dormire perché giustamente si stanca con questo duro lavoro, no? Stressante, ogni tanto vuole un po' di relax. Giusto per staccare, ecco, infatti, vedete, giustamente, ma ha sentito, ecco. E infatti sta andando a mettersi sul letto, ovviamente, perché è finito il suo turno di lavoro. Lui peggio che un sindacalista, guardate, vedete? Andate un attimo a bere e adesso voi non lo vedete, ecco appunto si sta dirigendo in camera da letto qua. Ecco, giusto per non farsi vedere, se ne va sotto il letto perché si sentiva osservato, non vuole rilasciare interviste. Allora andiamo dal padrone di casa. Il padrone di casa è lui invece, è Cagliostro. Lo vedete Cagliostro? Eh? Cagliostro è il padrone di casa. Adesso vediamo se mi risponde. Cagliostro? Cagliostro? Che stai facendo, Cagliostro? Eh? Guardate, lui sembra che si accorga che io lo sto riprendendo, perché di solito lui risponde sempre. Anche prima ha risposto molto silenziosamente perché non vuole dare soddisfazione. Adesso vediamo un po'. Cagliostro, rilascia una dichiarazione. Dai. Oh, bravissimo. Vabbè, insomma, parlare ha parlato. Adesso a questo punto vediamo un po' se ribecchiamo un'altra volta Semola sotto il letto. Eccolo. Eccolo lì. Semola. Guardate che occhi da fantasma che ha. E vabbè, dai. Adesso la casa a quanto pare è senza guardia, però fa niente, dai. Tanto siamo proprio qua vicino.